Ciao ragazze, benvenuti in questa nuova ricetta. Passiamo al dolce e andiamo a preparare i pasticcini fit. Per questa ricetta ci servono 70 g di fiocchi d'avena, 150 g di yogurt greco zero grassi, dei mirtilli o della frutta decorativa a vostra scelta e una banana. Dobbiamo poi procurarci o del miele o dello sciroppo d'agave o in alternativa dello sciroppo d'acero. Andiamo ora ad unire in una ciotola lo sciroppo d'acero ai fiocchi d'avena e andiamo a schiacciare nel mentre la banana, che andremo poi ad aggiungere una volta schiacciata al composto. Sto intanto riducendo in purè la nostra banana e una volta ottenuto il composto schiacciato e la banana lo andremo ad aggiungere ai nostri fiocchi d'avena. Ok, dopo aver schiacciato bene la nostra banana e aver ottenuto un composto simile a questo, vado ad aggiungerlo ai nostri fiocchi d'avena. E vado a mescolare tutto quanto bene. Aspetto, aggiungo se necessario ancora un goccio di miele o sciroppo d'acero o il sciroppo d'agave. Vado a riporre su una teglia leggermente unta e mi vado a creare delle formine quanto più possibile tonde che saranno la base dei nostri pasticcini. Ok, questa è la base dei nostri pasticcini fit. Come avete visto, ho conferito una forma rotonda. Se naturalmente avete delle formine, va benissimo. Vado a infornarli con il forno a 160 gradi per 20 minuti. Ed ecco la base dei nostri pasticcini fit appena uscita dal forno. Andiamo ad appiattire la forma di questi pasticcini con un cucchiaino cercando di renderla leggermente concava, perché ora andiamo ad aggiungere il nostro yogurt greco. Possiamo scegliere il yogurt greco normale zero grassi o anche aromatizzato ai frutti. Andiamo ad aggiungere uno strato di yogurt greco e poi decoriamo con dei mirtilli o della frutta scelta. Ed ecco qui i nostri pasticcini fit, li ho decorati utilizzando sia lo yogurt greco zero grassi neutro, sia quello aromatizzato alla fragola. Li ho decorati con del melograno, dei mirtilli, del cocco grattugiato e dei cuoricini di cioccolato fondente. Buon appetito ragazze, buona Pasqua! Toot, 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 toot